sono totalmente umane. A parte il fatto che sono solo femmine, Come le dai? Ok. inoltre, con la morte del padre, la figlia non deve andarsene dalla tribù perché causerebbe problemi, eccetera. Davvero. Perché se una tribù si riproducesse solo con le donne talpa, alla fine rimarrebbero solo donne talpa e la tribù si estinguerebbe. Ma dell'obelisco che era in materiale strano la pietra? Ciao! 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 Quel materiale strano pietra, che cos'è ne è stato detto Quello dell'obelisco? sarà un mistero per un'altra avventura. Sì. Ok. L'obelisco è stato trasportato in un'altra dimensione, nella prossima sessione di Flashcape l'obelisco sarà lì. E basta, io non ho più domande. E per il centenario della morte di Lupo Grigio, quando ormai nessuno della vecchia tribù rimane ancora in vita, a parte i figli di Emelia e Figlie. figlia Figlie. di Emelia e Heinz e la figlia di cosa? Zagis. Quello. Quello. Recadia, ormai vecchia e ultracentenaria, scende dalla sua torre, si inserisce dentro le carni di Arrakis e vi si fonde. E da quel giorno Arrakis ebbe per sempre gli occhi di colore Molto figo. argento. Tra l'altro, Arrakis adesso ha anche il potere della tempesta del Allora, il drago. potere della tempesta è il potere del drago, Madonna. cioè E della figlia del anche drago, l'angelo carne intendo. sopra. Giusto, l'angelo è vivo. Sì. Però alla morte della sua amata la prende e scompare in cielo. Ah, ok. E così rimane soltanto Arrakis, la città movente che si muove per l'eterna carne. E un'altra cosa, se si può fare, utilizzare gli strumenti, gli attrezzi d'artigiano di Brass per incidere sull'obelisco tutti i nomi di quelli che sono morti. Così diventa tipo una Ok, un lapide. monumento ai Sì, caduti. perché cioè, avete presente il cimitero che Recadia dovrebbe. Madonna, che più Sì. adesso. Babbo. Pronto? Allora. Sì, dimmi. Ciao, io intanto deciderò il nome delle No, no, figlie, vengo, insieme a vengo. Emma anche. Ci penseremo. Ciao Paolo Pellero. Ciao. È finita! No, però il nuovo video è iniziato solo da 2 minuti e 30, avete qualcosa da Dicevo, aggiungere? immaginatevi il cimitero con tutte le persone seppellite, in mezzo al cimitero l'obelisco con tutti i nomi dei caduti. Fine. Era questa l'idea che avevo dell'obelisco. Ok, Ci sta, dai. ne hai fatto buon uso. quindi prossima. Prossima sessione sarà una sessione in cui i protagonisti si risveglieranno per caso un demone incredibilmente potente che trasformerà l'intero pianeta Non Terra in un ammasso di carne e loro dovranno combatterlo, tipo in Samurai Jack. è vero. No, dicevo la nostra prossima sessione. Ah, è la nostra prossima E sessione. sarà poi Il di mostra. 29 Quella di mostra. c'è Loot con Brivio, Aspetta, il Fragen. 29 che giorno E è? È prima domenica. del 29? Prima del 29 ce la Non facciamo? posso, 29, no. Devo svegliare prestissimo lunedì. Non possiamo fare a 28? Non Sabato? credo perché sono occupati sempre i Allora, terroristi. se lo facciamo domenica possiamo finirlo molto presto e iniziarlo molto più prima. Quanto presto, scusa? E lo finiamo tipo sempre per quelle stesse 7 qua, Ah sì, ma lo nell'elfo davo per scontato, continuo. non volevo andare avanti fino a notte comunque. Ok. Ok, allora. E basta, fine. Ciao, ci si Quindi lui saluta. non Ciao. può portarci avanti in cuore di mostro, No, no? io sono Un adesso casino. occupatissimo. Se volete fare qualcosa voi due, ci inventiamo Cuore di qualcosa. No, mostro, un altro spin-off. non ho un altro No. spin-off per quelli di mostra. Fate l'introduzione dei vostri personaggi nella campagna che vuoi fare tu di Flashcape. Ma Proprio iniziando direttamente a me Flashcape. non starebbe male. Può In andare. due si gioca bene. Boh. Ma magari fate tipo il nostro episodio È più zero, in facile cui in meno siamo, introducete però. Ok. i nostri personaggi. Se siamo in troppo pochi poi può diventare anche un po' noioso perché non sappiamo, cioè non abbiamo molto tempo per fare le cose, Ok. suppongo. Ma almeno se fate una tipo sessione zero come quella che abbiamo fatto noi, Sì, giusto. almeno possiamo introdurre dei Vabbè, personaggi che sì. si conoscono. Vabbè. Perché ogni volta se no introduciamo dei personaggi Sì, che non hanno nessun legame questo è tra di vero. loro. Beh, Ah, la mia idea è che vi conoscevate sin da subito. Avevate sì. subito la tribù, così evitavo cazzi. Se volete faccio lo spin-off in cui vi conoscete. Va bene. Faccio prima. Ok.
Beh, vediamo cosa riusciamo a fare. Ciao a tutti, ciao soprattutto a Paolo, che è il nostro iscritto più assiduo. È se l'unico iscritto che abbiamo alla fine. Sì. Se davvero voi due siete iscritti, significa che tutti gli altri siamo noi. Allora, per sicurezza, in caso qualcuno ci guardi questo video ed è iscritto, allora se vuole diventare uno cosa assiduo, lo metta sotto nei commenti. Dita, voglio diventare un iscritto assiduo, voglio essere anch'io salutato. E allora lo scrivete. E allora saluteremo il doppio Paolo. Va bene anche un nickname. Tipo Paolo. Va bene. Ciao. Arrivederci da Arrakis.